economica certamente insostituibile, il credito cooperativo svolge anche una essenziale funzione sociale. C'è una correlazione stretta con il territorio, con la piccola impresa, con le famiglie e con le proprie comunità di riferimento, con le quali condividono molto spesso le sorti. La riforma rispetta queste peculiarità, le riconosce, per certi versi le esalta e le tutela. Mette in sicurezza un grande patrimonio sul piano dell'attività creditizia, economica e sociale. Grazie. Onorevole Sanga, che invece ha anche risparmiato 5 minuti del suo tempo. Ora la parola al relatore di minoranza Pesco, che chiederei vada al banco dei 9. Prego, onorevole Pesco, a lei la parola. Grazie, Presidente. A quanto pare questa proposta di riforma delle banche di credito cooperativa è arrivata in aula e la stiamo discutendo. Una cosa che ci lascia molto perplessi, non solo noi ma molti cittadini, soprattutto i cittadini che nelle banche di credito cooperativo hanno creduto e hanno investito non solo una parte dei loro soldi ma anche una parte del loro tempo, una parte delle loro convinzioni, ed erano convinti che le banche di credito cooperativo dovessero continuare a finanziare la piccola e media impresa, ma soprattutto anche le attività artigianali, le attività del territorio. Con questa proposta di riforma, le banche di credito cooperativo vengono obbligate a unirsi, a fondersi, a diventare una holding unica, nella quale il controllo logicamente sarà deputato a chi avrà appunto, rivestirà il ruolo di capogruppo. Quindi è praticamente una cessione di sovranità dalle piccole BCC ad una grande holding. Una cosa che ci lascia molto perplessi, perché in questo modo viene limitata l'indipendenza dell'attività delle singole banche di credito cooperativo. Ci viene detto che questa riforma è stata essenziale ed era funzionale alla ripatrimonializzazione delle stesse banche, ed è una tesi alla quale noi non crediamo, perché non è detto che sia sufficiente unirsi per ripatrimonializzarsi. Per ripatrimonializzarsi servono finanziamenti, servono soldi, arriveranno probabilmente capitali dall'esterno, ed è una cosa che secondo noi va contro proprio i principi fondamentali mutualistici riferiti alle banche di credito cooperativo. Perché non le stesse banche, secondo noi, non dovevano godere di capitali che entreranno logicamente nella grande holding, ma logicamente andranno anche a guidare la grande holding, secondo principi, secondo noi, estranei a quelli che sono, come dicevo prima, i principi mutualistici. In pratica si sta andando a creare un grande nuovo gruppo bancario che entrerà logicamente in modo diretto in competizione con gli altri grandi gruppi bancari, e noi temiamo che questa competizione potrà vedere degli sconfitti, e forse tra gli sconfitti potremo vedere anche questa grande holding che probabilmente non sarà strutturata in modo adeguato per riuscire a giocarsi in modo idoneo le proprie carte e quindi riuscire a stare sul mercato. Quando si parla di aggregazioni, temiamo sempre che vi sia qualcuno che poi sarà intenzionato ad acquistare una parte di questa aggregazione, di entrare nel capitale, di comandare. E questa è una cosa di cui abbiamo veramente paura. In più, abbiamo notato che con le ultime modifiche introdotte non è neanche rispettato il fatto che questo controllo dovrà essere per forza deputato alle banche di credito cooperativo che partecipano alle holding. Potrà anche essere modificato, e questo ci lascia veramente molto molto perplessi. Ma il fatto è che le banche di credito cooperativo avevano sicuramente delle pecche, sicuramente in certi ambiti, in certe regioni d'Italia, in certe province, ebbene le banche di credito cooperativo avevano dei difetti. Alcune avevano dei difetti, sicuramente, alcune probabilmente hanno erogato finanziamenti che non andavano erogati, alcune probabilmente sono guidate da condizionamenti politici e non è corretto, ma allora dovremmo riuscire a intervenire su quei difetti, riuscire a creare quelle norme che tendano a limitare i condizionamenti politici, che tendano a limitare le erogazioni di finanziamenti quando quegli stessi non sono dovuti, quando non ci sono le garanzie sufficienti affinché si possa avere la certezza che questo finanziamento possa essere restituito. Ebbene, queste situazioni hanno creato in alcuni casi forti deficienze, elevate deficienze di capitale. E ora noi diciamo, era per forza necessario aggregarsi in questo modo, creare questa norma?
che poi viene sbandierata come una norma fatta sulla famosa autoriforma chiesta dalle BCC. Ecco, anche in questo caso non si può non entrare nel particolare e capire che le banche di credito cooperativo sono state costrette a scriversi una norma, a proporre una propria autoriforma. Perché? Perché l'anno scorso abbiamo visto bene cosa è successo con le banche di credito, con le banche popolari. Il governo è entrato a gamba tesa e ha creato una norma secondo la quale alcune banche popolari devono per forza diventare delle SPA. E alle banche di credito cooperativo è stato detto: o fate qualcosa voi in modo autonomo di simile, oppure lo facciamo noi. E così sono state costrette a scriversi questa legge, questa proposta di autoriforma, non condivisa probabilmente da tutte le banche di credito cooperativo, ebbene, che è stata tramutata in legge, ma forse è stata tramutata in legge in modo non del tutto aderente alle richieste o quantomeno alle aspettative delle banche di credito cooperativo. Ebbene, la grande holding avrà appunto il compito di guidare tutte le banche di credito cooperativo. La grande holding farà praticamente, diventerà un grande polo bancario nazionale. E noi temiamo che la perdita di autonomia delle piccole banche di credito cooperativo possa veramente andare a ledere i principi costituzionali su cui si basavano le banche di credito cooperativo. E ci tengo a ricordarli oggi. L'articolo 41 sulla libera iniziativa economica, l'articolo 45 sul riconoscimento della cooperazione, l'articolo 47 sulla tutela e l'incoraggiamento al risparmio. Ebbene, tutti articoli che secondo noi con questa riforma vengono meno. Questa riforma secondo noi va contro questi articoli. Perché se dico che per forza delle banche di credito cooperativo nate su istanza dei cittadini che hanno voluto veramente riuscire a, nel tempo a finanziare le aziende del territorio, ebbene nel momento in cui dicono tu non puoi avere più la tua autonomia ma devi fare riferimento a un grande gruppo, a un grande holding, ecco che la libera iniziativa economica secondo noi viene meno. Nel momento in cui nella cooperazione si dice, per quanto riguarda la cooperazione, si dice che alla fine si creerà una grande holding dove entreranno anche capitali diversi e probabilmente una parte della governance dovrà essere ceduta a chiunque interverrà con dei capitali, ecco che secondo noi il principio della cooperazione logicamente viene meno. E nel momento in cui si dice, che praticamente si dice, si stabilisce alla fine che si entrerà in conflitto con gli altri gruppi in conflitto, in competizione con i grandi gruppi bancari, ecco laddove probabilmente si potranno determinare le cause di un, mi viene da dire, un fallimento di questo grande, di questa grande holding, ecco che rischiamo di andare a intaccare anche l'articolo 47 della Costituzione, che dovrebbe invece tutelare il risparmio. Ebbene, secondo noi, raggruppandosi in questo modo, secondo noi sono più i rischi invece dei buoni esiti che potrebbe avere questa operazione. Quindi veramente si sta andando, secondo noi, i più elementari principi costituzionali. Ma non è tutto qua. È stata prevista anche la famosa way out. La famosa way out consente alle banche di credito cooperativo di starne fuori. Ma in che modo possono starne fuori? Diventando delle SPA. In realtà non diventano direttamente delle SPA, dovranno cedere la propria attività bancaria a un'altra SPA, a una SPA esistente o a una SPA di nuova, diciamo, produzione. Ebbene, ma ha senso? Ha senso? Secondo noi no. Perché la cooperativa, che comunque venderà questa sua attività bancaria, potrà mettere a disposizione di questa SPA le proprie riserve. Le riserve che ha accumulato nel tempo grazie alle leggi che, basandosi sui principi costituzionali del riconoscimento della cooperazione, ebbene, basandosi sulle agevolazioni ottenute nel tempo, ebbene, queste riserve potranno essere utilizzate per finanziare l'attività bancaria di questa famosa SPA. Ed è una cosa che secondo noi confligge molto con i principi per cui le cooperative sono nate. Confligge molto, soprattutto se alla fine si dice che questa cooperativa potrà partecipare appunto in questo modo a una SPA. In modo diretto, in modo indiretto, probabilmente in modo indiretto, ma secondo noi non va bene. Secondo noi non va bene. Ebbene, ma in più cosa c'è su questa famosa way out da riconoscere come secondo noi sbagliato? Il fatto è che potrà star fuori da questa grande holding chi avrà più di 200.000 euro. Ma in commissione è stato tentato di modificare questa attività, questa previsione, prevedendo che anche chi è sotto i 200 milioni di euro di patrimonio potrà aggregarsi a chi, avendo i requisiti, cioè questo patrimonio, sopra i 200 milioni di euro, di starne fuori e diventare appunto SPA. Ma, e quindi ci viene un dubbio. Quindi non si sta creando una norma uguale per tutti. Si sta dicendo se tu hai un patrimonio adeguato puoi starne fuori. E in più potrai godere di eventuali aggregazioni di altre banche di credito cooperativo più piccole.
e quindi si sta facendo una legge, secondo noi, a vantaggio di quelle banche di credito cooperativo che magari avevano già l'intenzione di diventare SPA, alle quali si dà l'opportunità di godere anche di diciamo, integrazioni da parte di altre banche. Ma non è finita qui. Poi vi è tutta la norma riferita alle garanzie sulle cartolarizzazioni, sulla famosa bad bank di cui abbiamo tanto parlato. Su questo il Movimento 5 Stelle è profondamente contro, perché troppi regali sono stati fatti fino ad oggi alle banche. Ci mancava solo questa, la garanzia di Stato su delle obbligazioni per finanziare chi andrà a recuperare i crediti delle banche, i crediti deteriorati. Secondo noi è un'attività privata, quella svolta dalle banche, visto che tutte le banche ormai sono praticamente private, non capiamo perché lo Stato debba entrare in questo modo e andare a garantire l'attività del recupero crediti. Secondo noi non era necessario, semmai lo Stato poteva essere promotore e cercare garanzie private, ok, emissione di obbligazioni private con garanzia privata per andare a finanziare questa attività, non certo far rischiare i cittadini su un'attività come quella del recupero crediti, che spesso, ricordiamolo, che comunque va a contrastare comunque spesso con i principi diciamo di sostentamento dei singoli cittadini. Onorevole Presso, scusi, io le ho battuto perché avevo inteso che avesse 10 minuti, in realtà mi dicono gli uffici c'è un errore, lei ne ha 20, quindi ha esaurito i suoi 10, ma se vuole Perfetto. Può proseguire. Grazie. Per quanto riguarda sempre la garanzia che verrà posta dallo Stato sulle sofferenze, vi da dire che questa garanzia è stata estesa addirittura alle finanziarie, le famose finanziarie società previste dall'articolo 106 del testo unico bancario. Ebbene, anche in questo caso il Movimento 5 Stelle è rimasto molto perplesso. Perché addirittura ampliare al novero delle finanziarie questa attività? Sicuramente potrà essere un'attività che serve alle banche per ridurre le proprie sofferenze, quindi per vendere, per cercare di venderle in modo migliore, ma perché estenderlo anche alle finanziarie? È un quesito al quale secondo noi non è ancora arrivata una risposta congrua, per una risposta effettivamente concreta e sulla quale appunto le nostre perplessità continuano a restare. Ma in più, se pensiamo alla grande molle di sofferenze, che attualmente si tratta di più di 200 miliardi all'ordo, 100 miliardi se si scontano gli accantonamenti fatti dalle banche, ebbene su questi 100 miliardi di sofferenze, se pensiamo che potranno essere messe tutte sul mercato, cioè se l'attività di recupero dei crediti potrà concentrarsi in modo diretto su tutti questi 100 miliardi di sofferenze, ebbene avremo un mercato delle sofferenze, ma soprattutto un mercato del recupero crediti presumibilmente molto, molto corposo, e quindi secondo noi non ne troverà certamente vantaggio il mercato immobiliare, perché se alla fine verranno messi sul mercato molti immobili grazie al recupero crediti, che logicamente per fare cassa dovrà andare a vendere questi immobili, ebbene temiamo che il mercato immobiliare non ne trarrà assolutamente vantaggio, anzi secondo noi i valori medi immobiliari ne troveranno delle decurtazioni, e questo secondo noi è molto spaventoso. Altra cosa invece sarebbe stata riuscire a trovare degli incentivi per le banche di liberarsi appunto delle sofferenze, però contingentando, facendo un piano. Nel senso, si stabiliva una durata complessiva, temporale, nella quale le banche potevano liberarsi delle proprie sofferenze e stabilire delle quote contingentate sulle quali trovare gli incentivi per riuscire appunto per dare la possibilità alle banche di liberarsi di questi crediti deteriorati. Secondo noi si sta percorrendo una strada sbagliata. E poi arriviamo al famoso anatocismo. Ebbene, questo decreto è stato integrato da diversi emendamenti fatti nella Commissione, uno tra l'altro proprio sull'anatocismo. Ebbene, l'attuale articolo 120 del testo unico bancario prevede in modo chiaro che le quote riferite agli interessi devono essere separate dal capitale. Cioè gli interessi vanno calcolati solo sulla quota capitale e non sugli interessi. Tra l'altro anche il Codice Civile prevede, in un suo articolo, prevede proprio questa cosa. Ebbene, noi eravamo, diciamo, contenti sul fatto che comunque non si fosse ancora intervenuti sulle modifiche dell'articolo 120 del TUB. Purtroppo vi era un rimando a una famosa delibera del CICR che doveva dettare tempi e modi per riuscire a attuare questa previsione, che era garantista per quanto riguarda i correntisti, scusate il gioco di parole, era garantista soprattutto per chi sul conto corrente o sul fido appunto non aveva soldi per riuscire a pagare gli interessi. Quindi ci andava bene. Il fatto è che è arrivato questo emendamento a prima firma Boccadutri che stabilisce il fatto che le banche ogni primo marzo dell'anno può rende esigibili i propri interessi.
E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il correntista è costretto a pagare interessi maturati sul proprio conto corrente. Logicamente stiamo parlando di interessi negativi, ok? Però dove sta, secondo noi, il difetto? Sta nel fatto che la previsione va a ledere logicamente chi sul conto soldi non ne ha per pagare quegli interessi. Ebbene, questi interessi praticamente si andranno a sommare al capitale e quindi creeranno altri interessi. E questo è praticamente l'anatocismo. Va bene, avrà una cadenza annuale, però si tratta di anatocismo, cioè interessi che genereranno altri interessi. Secondo noi questo è un altro grande regalo alle banche. È un regalo che noi non ci aspettavamo, soprattutto non ci aspettavamo in questo decreto. Perché proprio in questo decreto sulla BCC, sulle cartolarizzazioni, viene proprio reintrodotto l'anatocismo? Da parte di un governo, di una maggioranza che di regali alle banche ne hanno già fatti tanti. Secondo noi non è stato assolutamente opportuno. In più viene sbandierato come la fine dell'anatocismo, cioè l'esatto contrario. Ma no, ragazzi, vi prego, vi preghiamo, non fate queste cose, perché non è giusto nei confronti dei cittadini. Dite che fate una cosa e in realtà fate il contrario. E questo non è giusto. Logicamente, per chi avrà i soldi sul conto corrente non c'è nessun problema, perché è giusto, gli interessi verranno pagati e non genereranno altri interessi. Ma pensiamo a chi sta peggio, a chi i soldi sul conto corrente non ce li ha. Si troverà il proprio capitale, logicamente debitorio, aumentato di interessi che alla fine genereranno altri interessi. E in più, se andiamo a vedere quali sono gli interessi che i cittadini pagano alle banche e gli interessi che le banche pagano ai cittadini, vi è una discrasia, una differenza così ampia che ci fa capire che questa norma veramente potrà creare problemi, seri problemi, a chi magari ha un fido aperto e magari ha difficoltà, visto anche il periodo nel quale stiamo vivendo. Insomma, è una norma che ci lascia molte, molte perplessità e speriamo, come già successo in passato, che al Senato riescano comunque a modificarla. Quindi banca di credito cooperativo, garanzie di Stato secondo noi peggiorate, garanzie di Stato sulle cartolarizzazioni di credito deteriorate, secondo noi una norma sbagliata, e in più questa norma sull'anatocismo. Insomma, secondo noi questo governo, questa maggioranza, nel rapporto cittadino-istituzione bancaria sta sbagliando tutto. Grazie Presidente. Grazie. Onorevole Pesco. Ha facoltà di intervenire il governo, se ritiene. Il rappresentante del governo intende? No. Allora è scritto a parlare il deputato Renzo Carella. Prego, ne ha facoltà. Signor Presidente e colleghi, oggi discutiamo del disegno di legge di conversione del decreto numero 18 del 14 febbraio 2016. Ai più questo decreto è conosciuto per la riforma del settore bancario cooperativo. Contiene anche altri elementi, la garanzia dello Stato sulla sofferenza.